Sarebbe sempre opportuno partire dal vino, insomma, e vedere che, insomma, è quello che deve parlare alla fine. Ma io onestamente ho sempre visto mio nonno sempre stufo del lavoro, no? Nel senso che noi alla fine comunque i lavori ce li facciamo tutti, li faccio tutti io, quindi. E allora quando posso. Preferisco parlare seduto, no, in un ambiente che sia diverso dal vigneto, che è quello che normalmente, insomma, frequento. Perché per quanto tu lo ami, ma alla fine poi non è che vai a, come dire, ad odiarlo, ma in realtà, diciamo, per arrivare poi al vino c'è veramente tanta fatica. Ecco, quando uno se li fa tutti i lavori, no? E allora, insomma, noi siamo un po' così. Adesso non lo so se avete voglia ancora di fare giri nel vigneto. Poi ci sono magari zone dove magari ho piante più vecchie, altre meno vecchie, però in fondo, come vedete, purtroppo la realtà qui a Valdobbiadene, che poi non è sempre così, però io ho anche vigneti, dove alla fine non è che entri dappertutto col trattore. Qui ci sono parti dove riesco ad entrare, altre dove non entri. Quindi è un po' come dire un vigneto che una volta i vecchi, comunque i nonni piantavano perché alla fine lavoravano tutto a mano. Io continuo a lavorare molto a mano. Cimature le faccio manualmente dove serve. Io Capito. faccio poca uva, contro quello che si dice qua, che il prosecco comunque fa uva buona, anche se comunque lo fai produrre, assolutamente. Il vino viene fuori buono se comunque uva ne fai il giusto. Ecco, è chiaro che il prosecco comunque è una pianta estremamente vigorosa, perché come lo vedete sono piante che comunque fanno vegetazione, perché sono piante estremamente, le vedi molto espressive, insomma, cioè proprio Più d'albero. che onestamente mi sono sempre anche chiesto, una pianta così forte, così vigorosa, che fa grappoloni comunque molto grandi, no? Ecco, com'è possibile che poi faccia un vino? Quindi è una pianta che dovrebbe avere una forza incredibile. Com'è che è possibile che faccia un vino così delicato e così fine? Perché è un po' contraddittoria la cosa. Infatti, quello che vedete, diciamo, sulla pianta non è poi quello che ritrovate effettivamente sul bicchiere, perché comunque è una pianta che produce, perché se vedete i grappoli, ce ne sono, per quanto io ne abbia lasciate di gemme poche, però è una pianta che comunque fa la sua uva. Però alla fine poi ti ritrovi un vino che è molto delicato. E, beh, io in realtà lavori sui vigneti, adesso lo si vede comunque, a me piace molto di più l'inverno, onestamente, ecco, che non l'estate. Il lavoro durante l'estate sui vigneti qual è? È quella di soprattutto mettere a posto i tralci che crescono, quello è il lavoro più grande, il taglio dell'erba, pulire le viti, quelle piccole, perché alla fine anche quelle vanno pulite, vanno vangate a mano ovviamente. È un momento in cui tu lavori più che altro sulla pianta. In realtà la terra durante l'estate non lavora più di tanto, perché è un lavoro fuori terra della pianta. È l'inverno che invece è un lavoro della terra, no? Ecco. E in fondo sono abbastanza, come dire, abbastanza realista, insomma. È chiaro che i miei vigneti non sono giardini come si potrebbe comunque intendere, ecco. Io il vigneto lo concepisco così, molto spettinato, insomma, non è che vada in cerca. Certo, faccio in modo comunque di metterlo anche nelle condizioni, nel limite poi anche della mia disponibilità di tempo, nelle condizioni che comunque anche la chioma, voglio dire la pianta, possa prendere comunque anche un po' d'aria. Ho, diciamo, femminelle che crescono, cerco di toglierle, quindi cerco comunque di mantenere anche un apparato fotosintetico
fogliare tutto sommato contenuto. Se lasciassi davvero il prosecco, la pianta diventerebbe veramente un bosco, ecco, ecco. Quindi questo lo faccio anche perché cerco, ovviamente, io non è che i trattamenti che faccio, come dicevo, non è che li faccio con i prodotti più forti, anzi prevalentemente comunque rame zolfo. Poi se uso qualche principio chimico, comunque sono sempre principi abbastanza di contatto e quindi lavoro, ecco, tanto sulla pianta. Chi ama il prosecco, insomma, io lo ha la mia, oltre che approvazione, ma anche la mia considerazione, stima. Ecco, e stima, quindi